Presidente Malagò, è un piacere averla qui a Pescara, un premio ad uno sportivo, ad un uomo di sport, riconoscimenti fanno sempre piacere, si parla di giochi del Mediterraneo e del successo che hanno avuto questi giochi per Pescara e per l'Abruzzo. Sì, mi sembra che l'eredità lasciata, il ricordo è stato comunque positivo, è stato importante, poi come tutte le cose uno può anche valutare che si può fare meglio, però indubbiamente l'infrastrutturazione sportiva, l'impiantistica hanno avuto un grande beneficio da quell'evento e siamo contenti che il CONI lo supportò. È un dato di fatto. Pescara è una città che in questo senso si sta caratterizzando con delle opportunità di offerte come impiantistica sicuramente importante. Bisogna sempre guardare anche la gestione, la manutenzione e però è sicuramente un fiore all'occhiello di questa città bellissima. Presidente, domani ci sarà questa importante conferenza stampa al CONI a Roma per parlare di questa querelle con il Comune per le Olimpiadi e lei ha detto parlerò domani, ma il pensiero del CONI è quello che probabilmente è un errore non fare le Olimpiadi a Roma. Ma il pensiero del CONI e di tutto il mondo dello sport è che è un grandissimo errore non quello di non fare le Olimpiadi a Roma, quello di non continuare a sperare di poterle fare, di candidarsi, che è la realtà. Ed è forse questa una cosa che oramai è sfuggita a tutti. E quindi qui non si tratta di decidere di organizzare o no un evento, si tratta di spegnere il sogno di poter realizzare qualche cosa che è molto diverso, forse anche peggio.